A sweet bit has walking, as walking can bring. Chim-chim-a-nee, chim-chim-a-nee, chim-chim-chim-oo. Good luck will work off when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweet or the bottom most rung. Though I spent sweet time in the ashes and smoke, in this old wide world there's no happier bloke. Chim chim a dee, chim chim a dee, chim 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 a dee. A sweetness as lucky can be. Chim chim a dee, chim chim a dee, chim 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 a dee. Would that be a love when I shine hands with you? Chim chim a dee, chim chim a dee, chim 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 a dee. A sweetness as lucky can be. Chim chim a dee, chim chim a dee, chim 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 a dee. Would that be a love when I shine hands with you? Da est! Lo sento! Più forte che mai! Vento da est! Lei arriverà! Forse è già qua! Ma chi? Mary Poppins! Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep or the bottom most rung. Though I spent sweet time in the ashes and smoke, chim chim a dee, chim chim a dee, chim 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 a dee. A sweetness as lucky can be. Chim chim a dee, chim chim a dee, chim 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 a dee. Bambini, se state cercando il viale dei ciliegi, tutto quello che dovete fare è chiedere al vigile. Puntando l'imponente dito, vi dirà prima a destra, poi a sinistra, poi ancora a destra e poi ci siete. E se state cercando il numero 17... Cosa molto probabile, poiché tutto il libro ruota intorno a questa casa... Dicevo, se state cercando il numero 17, è semplicissimo, lo troverete subito. L'ammiraglio dice vento da est. Me lo sentivo. Ho il gelo nelle ossa. Metterò due cappotti. Ben detto, caro, ben detto. E tu, cara, pensa alla bambinaia. Hai già pubblicato quell'inserzione, vero? Non possiamo permetterci di stare neanche un giorno senza bambinaia. Ben detto, caro, ben detto. Cara, devo proprio andare. La banca mi aspetta. Penny, scellini, mezze corone. Affari, affari. Buon lavoro, caro, a stasera. Cominciare è la casa più piccola di tutto il viale ed è anche un po' malandata. Avrebbe sicuramente bisogno di una bella mano di bianco. La famiglia Banks venne ad abitare qui parecchi anni fa. Il signor Banks, la signora Banks e poi i figli. Giovanna, la figlia maggiore, e Michele, il secondo. Poi i due gemellini, Barbara e Giovannino. Ellen, che sarei io,
Robertson e poi è arrivata April, che cucina. Percena, la mia specialità, peperoni ripieni. Poi arrivò anche Katie Nanna, la bambinaia, che però non merita di entrare nel libro perché rimase qui proprio poco tempo, stanca del lavoro e dei bambini, che a suo dire sono dei teppistelli. Sapete cosa vi dico? Non mi importa nulla di chi verrà al posto di Katie Nanna, perché chiunque farà meglio di lei. Davvero, io non l'ho mai sopportata. Neanch'io. E poi aveva sempre quell'odore addosso. Già, come di orzata, o di medicina andata male, oppure cibo per gatti e vomito di topo. Era antipatica. Ma guardate, guardate lassù che roba strana. Sembra un uccello con l'ombrello. No, è un ombrello attaccato ad un uccello. È un uccello con il deltaplano. Forse è una strega. O forse è una fata. O forse la Befanina in ritardo. Ehi, ma si sta fermando proprio davanti a casa nostra. Ehi, sta suonando il nostro campanello. Oh, andiamo a nasconderci. Ad arrivare? Ah beh, pensavo che qui le domande le avrei fatte io. Sembravi portata dal vento. È così? Ma sei una strega? Sei una fata? Ma nella tua valigia che cosa c'è? Ma è vuota. Non c'è nulla. Niente di niente. Ma come sarebbe a dire? Ma io ho guardato bene, non c'era niente. Vediamo un po'. Che meraviglia. Grazie. Posso?
sapevo di averlo sempre con me. Manca solo... Ah, ecco. È la tua medicina? Stai zitta. Ah, no? È la vostra medicina. Ecco qua. Molto bene. Forza. Ah no, io non la voglio. No, la medicina no, non mi piace. Michelino, niente storie. La medicina si beve, punto e basta. Ma no, non la voglio. Forza. Ma è gelato alla fragola. Ve ne dai ancora un po', Mary Poppins? Ma certo che no. Punch al rum. E ora, forza, tutti a nanna! Mary Poppins, tu non ci lascerai mai, vero? Vero che non ci lascerai mai, Mary Poppins? Promettilo. Resterò qui finché non cambierà il vento. Così che Mary Poppins venne a vivere al numero 17 di Viale dei Ciliegi. Il suo giorno libero sarà ogni 3 mercoledì dalle 2 alle 5. La gente distinta, signora, da un mercoledì sì e un mercoledì no, dall'una alle 6. E così mi sembra giusto, altrimenti... Va bene, faremo come vuole lei. Molto bene. E così ebbe inizio il giorno libero di Mary Poppins. Mary Poppins? Si infilò i suoi guanti bianchi e mise l'ombrello sotto il braccio. Non perché piovesse, sia ben inteso, ma perché aveva un manico così bello che era un peccato lasciarlo a casa. Come si fa a lasciare a casa un ombrello con un manico a forma di pappagallo? Pronta di tutto punto, Mary Poppins andò così a godersi il suo meritato e strano giorno libero. Tornate per pranzo, signora? Ma no di certo, signora Brill. È certo, a lei non piace il mio pasticcio di cipolle, ma a me proprio non piace lei. Ecco, io l'ho detto, ben fatto, ecco. Nei suoi giorni liberi, Mary Poppins usciva con Berto, l'uovo dei fiammiferi. Insieme andavano a prendere una tazza di tè e delle gustosissime crostatine ai lamponi. Berto faceva ben 2 lavori. Quando c'era brutto tempo, vendeva fiammiferi. Quando invece c'era il sole, faceva il pittore, stando inginocchiato tutto il giorno a disegnare sui marciapiedi coi suoi gessetti colorati. Thank you.
Certo che me ne ricordo, è solo che oggi gli affari non vanno per niente bene e temo di non potervi offrire il tè. Ah, nessun problema, Berto, non vi preoccupate affatto. A dir la verità, credo che oggi il tè lo troverei piuttosto indigesto. Sono proprio contento, anzi, posso almeno farle vedere la mia nuova creazione? Guardi, l'ho chiamata la campagna. Oh, ma è meraviglioso, Berto, stupendo, davvero. Mary, cosa diresti se andassimo a fare un giro lì? Intendo, nel disegno, adesso io e te. Noi? Sì. Quella era sullo sfondo. Grazie. I get that glory as die, right as a moment in mind. I feel like I could fly. Bert, none of your laughing about. Have you ever seen the grass so green or a bluer sky? With Sir Jolly all the day Mary, Mary, with your heart so light. Have a change of business. When the guy is crying and all the Mary, Mary makes the sunshine light. Oh, honestly. How happiness is blooming all around her. The daffodils are smiling at the girls. When Mary holds your hand, you feel so grand. Your heart starts beating like the big brass band. You are lighthearted. It's a jolly holiday with Mary. The wonder that is Mary that we love. Quadro davvero meraviglioso. Beh, ho fatto solo del mio meglio. Stiamo schiacciando, signori, ma stiamo cadendo. Arrivederci. Nel paese delle fate. E hai visto Cenerentola?
Cenerentola? No, di certo. E allora Robinson Crusoe? Ma neanche quello. Ma allora come fai a dire di essere stata lì? Non poteva essere il nostro paese delle favole. Oh, ma insomma, non lo sapete che ciascuno di noi ha un proprio speciale paese delle fate? Mary Poppins, la prossima volta ci porterai con te? Ti prego, portaci con te la prossima volta. Vedremo, le cose belle bisogna meritarsele. E ora forza, andiamo nanna. Io parlo di schiare il naso, io sto alla prima, quindi un bel giorno dissi quel che mi fa rimane con il naso, che mi ha di prova, ho cercare i tanti che ti chiedirà il mondo, anche se mi sembra che io sono fare il trovo, se lo dici forte avrai un cielo servitoso, super cari tanti che ti chiedirà il mondo, con i lunghi e i margà, con i mandarini e i bigè, mi passa quella birra che mi dico anche di te. Sotto il carità di lì che ti ha di tondo, anche se ti sembra che abbia solo fare un tondo, se non ti ci porti avrai tutti e sapevi tondo, sotto il carità di lì che ti ha di tondo. C'è una spiegazione. Sono qua sopra perché oggi è il mio compleanno. Ma no, è che io sono un grande allegrone. Ci sono un sacco di cose al mondo che mi fanno ridere. Ma quando mi cade di ridere il giorno del mio compleanno, non riesco a stare coi piedi per terra. Ma come? Sì, è stupido, vero? Ma a voi non capita mai? Io mi riempio di gas esilerante e volo fin quassù! Ma zio Albert, ti prego, ci sono i bambini! Che posso fare? Io da morire! Che posso fare? Tutto mi fa di Mary, raggiungici per il tè. Sapete, bambini, Mary non ha bisogno di ridere come noi per venirci qua sopra. Che posso fare? Rido da morire. Che posso fare? Tutto mi fa divertire. Ma è bello che sei salita anche tu per i Poppins.
zio Albert, ma dimmi, ma come farai a scendere da qui? Semplice, basta pensare qualcosa di triste. Allora, vediamo, qualcosa di triste. Bambini, bambini, forza, è ora di andare. Questo sì che è molto triste! No, Mary Poppins, ancora 5 minuti! Ti prego, Mary Poppins, ancora 5 minuti! Bambini, ho detto, è ora di andare! Forza, mettete le giubbe, fuori fa molto freddo! Bambini, sono stato molto bene con voi! Tornerete a trovarmi, vero? Certo, se Mary Poppins vorrà! Ti prego, Mary Poppins! Bambini, andiamo? Ciao, bambini! Ciao! Che posso fare? Sono triste da morire. Che posso fare? Sono triste da morire. Però il papà è proprio un tipo simpatico, lo zio Albert. Un tipo stravagante. Ma cosa state dicendo? Forza, non mi va che parliate così dello zio Albert. È una brava persona. Sì, ma ridere e finire sul soffitto. Infatti. Ma cosa state dicendo? Non so proprio a cosa tu ti riferisca, Michelino. Ma Mary Poppins, siamo saliti tutti sul soffitto. Sul soffitto? Via, bambini, non mi va che raccontiate queste sciocchezze. Andiamo. La strada. Ehi, guardate, c'è quell'antipatico di Andrea, il cane della signorina Lark. Andrea, sei proprio un piccolo scioccherello. Come fai a saperlo? Papà una volta l'ha chiamato così. Ah, Michelino, non è uno scioccherello e questo è quanto. Andrea, vieni qui che ti metto il cappottino, vieni qui. Vieni. Andrea, sei proprio un cagnolino cattivo. Andrea, hai fatto la pedicure? Come dici?
Allora, dovrebbe essere, sì sì, la prima strada a destra e poi la seconda casa sul lato sinistro. No, non c'è un giardino, soltanto un cortile. E il cancello è generalmente aperto. Vediamo un po'. Non ne sono sicura, ma penso di sì. Di solito torna a casa proprio per l'ora del tè. E di che? Ma Mary Poppins, ma cosa stavate dicendo? Ma niente, così, tanto per passare il tempo. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Perché voi lo sapete meglio di me, naturalmente. Ma deve averti chiesto sicuramente dove abita qualcuno, ne sono sicuro. Ma se lo sai già, perché addormentare me con le domande? Io non sono mica un dizionario. Ti prego, Mary Poppins, dici cosa ti stava dicendo Andrea. Chiedilo a lui, lui lo sa, il signor sa tutto io. No, no, io non lo so. Dai, Mary Poppins, diccelo tu. Andrea! Andrea! Scusate, per caso avete visto il mio piccolo povero Andrea? Era qui un attimo fa, però è appena andato via. Ma... eccolo che torna! Oh, che gioia! Andrea finalmente sei tornato! E tu che sei? Sha! Go away, cannibal cane! Sha! Via! Ma si può! E tu Andrea, cane cattivo! Ti sei andato senza il mio permesso! E adesso, at home! Cosa stai dicendo? No, non interessa! A casa! Signora, dice che non entra. Mi scusi, ma lei come fa a sapere quello che sta dicendo il mio Andy? Il suo cane non vuole entrare finché non entra anche il suo amico. What? Il suo amico? Io un cane senza pedigree nel mio giardino non lo tengo. Signora, dice che intende proprio questo e anzi che andrà a vivere insieme al suo amico. A meno che... lei non permetta anche al suo amico di vivere insieme, avere un cuscino di seta e dormire nella sua stessa stanza. No! Questo non è accettabile! Poi questa casa, qua, come si chiama? Non sa neanche come si chiama! Sacco di pulci? Lo chiamerò allora palo di pelo! Lo chiamerò... come potremmo chiamarlo? Benvenuto! Bisognerà chiamarlo benvenuto. Benvenuto? Welcome! Welcome! Sì, signora, è proprio benvenuto il suo nome. No, questa cosa non è accettabile. Però per te Andrea potrò farlo. E adesso andiamo a casa, a casa! 1, 2, 3! Vedete, non era proprio uno scioccherello. Già, ma come ti spieghi che Mary Poppins lo sapesse? Non lo so, ma tanto non ce lo dirà mai. Bambini! Bambini, forza! È ora di andare a casa! Marsh! Mary Poppins era magica. Ogni giorno accadeva qualcosa di strano e distruttivo. Proprio così. Mary Poppins era severa, esigente, ma anche molto, molto stravagante. Come procede il lavoro della nuova bambinaia? Bene, caro. È un tipo originale, ma tutto a posto. Come hai detto che si chiama? Mary Collins? Mary Poppins, caro, Poppins! Oh, che nome strano, mai sentito. E i bambini come stanno? Bene, caro, mangiano e dormono, tutto bene. Meno male, appena avrò un attimo libero passerò qualche minuto con loro. Ah,
Ah sì, anche io passerò dei minuti con loro appena avrò del tempo. Tesoro, devo andare, la banca mi aspetta. Buon lavoro, caro, a stasera. Oh, io non ne posso più. È il lavoro, è la banca, è i soldi, gli affari, 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 solo affari. E i bambini, abbandonati con la bambinaia e non sanno neanche il nome. Pensate, signora Collins, che cosa? Si chiama? Come si chiama? E lo sapete voi, se lo sapete voi, il marito non lo sa. Oddio, dove andremo a finire? Sapete una cosa? Io mi licenzio. Allora, pensaci tu, noi andiamo a fare il bagno. Ah, no, 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 no. I bambini educati dopo i giochi mettono sempre a posto la loro cameretta. Anzi, vogliamo cominciare? Però si tratta di un gioco, vero Mary Poppins? Vedi, piccola, tutto dipende da come affronti le cose. In tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e hop! Il gioco viene! At every task you undertake becomes a piece of cake, a love, a spleen, it's very clear to see. Nord.
amicizie, amici! Avrete sicuramente freddo! Vado subito a prendervi dei vestiti più pesanti! Ah, no, no! Non ci possiamo fermare! Stiamo facendo il giro del mondo! Dobbiamo ripartire subito! Magari un'altra volta! Sì, magari un'altra volta per una tortina, una merendina, un tè! O un ghiacciolo! Michelino! Non essere impertinente! Bambini, forza, pronti a ripartire! Adesso agitiamo e... Sud! Allora, Mary Poppins! Benvenuta nella mia terra! Ma avete fatto buon viaggio? Oh certo, siamo giunti ora, freschi di viaggio! Bene, ora porta i tuoi bambini nella mia capanna a mangiare un po' di cocomero. Oh no, dobbiamo ripartire proprio subito. Ma no, aspetta un po', mi sembrano un po' bianchi. Mi sembrano quattro mozzarelle. Mozzarella io? Ti prego, Mary Poppins, almeno una fetta di cocomero. Buona. No, no, bambini, forza, dobbiamo ripartire, anzi... con la nostra scatola... no, stavolta est! Ma... dove siamo finiti? Mi sa che siamo in Cina. C'è sì, ne sono sicuro. C'è nessuno? Ma Mary Poppins... qui non c'è davvero nessuno, ma è un posto disabitato? Ma Michelino, io penso proprio che tu debba imparare la virtù della pazienza. Aspetta e vedrai. Onorevole Mary, della casa dei Poppins, degnatevi di versare nella mia umile dimora e di portare il vostro volo virtuoso e di condurre là, nel cuore, anche questi alti e onorevoli viaggiatori. Ma gentile signore, è con profondo rammarico che noi, le più umili tra le vostre conoscenze, dobbiamo rifiutare il vostro cortese e garbato invito. Ma come vede stiamo facendo il giro del mondo e il nostro soggiorno presso la vostra regale dimora non può durare per noi che solo un secondo. Allora non mi letta che salutarvi cordialmente e rimandare a prossima volta a nostro incontro. Mattino Mary, salve. Tenda a aspettare voi. Noi arrostire Renna per la cena. Povera Renna! Capostole di mezzogiorno, anche questa volta non ci possiamo proprio fermare. Abbiamo fatto il giro del mondo. E adesso? Adesso è proprio ora di tornare a casa. Vuoi stare con noi? Giusto il tempo perché... giovanotto possa sfidare mio nipotino. Rapido come il vento in una gara di corsa. Ma proprio di corsa? No, è che io non è che sia troppo atletico
e non è che mi piacciono le competizioni, sì, insomma, è che sono pigro. Toccato! Io ho toccato! Ma ha toccato me! Ma piccola, mi ha detto che non sei altro, ti faccio vedere! Vieni qua, tu! Sì. Michelino, ma che sciocchezze stai dicendo? È tardi, è ora di andare a dormire. Ma come sciocchezze, Mary Poppins, quel piccolo indianetto presuntuoso che mi ha sfidato nella gara di corsa. C'eri anche tu, c'era anche Giovanna. Ma Michelino, cosa stai dicendo? Dai, forza, sotto le coperte, è proprio ora di dormire. Mary Poppins, però quante avventure con te. Domani dove ci porterai? Nella terra dei canguri, o forse nella lontana Alaska. È ora di dormire, piccolo. Ma, Mary Poppins, ma quella bussola ce l'hai tu? Certo, è mia. Ma, Mary Poppins, che ne diresti di regalarmela? Ma non ci penso proprio, quella bussola è mia. Ma, Mary Poppins, spero che non ci lascerai mai. Rimarrò finché non cambia il vento. Mary Poppins! Ma... Buona della casa al numero 17 di Viale dei Ciliegi si svegliarono, si accorsero che qualcosa era cambiato. Eh sì, oggi spezzatino con purè! No, non badate la signora Brill, non era questo. Qualcosa nell'aria era cambiato. Che meraviglia! La primavera! Oggi indosserò il mio spolverino giallo per un tè con le amiche. C'è un sole bellissimo oggi. L'aria è calda e profumata. Come sono felice. Benissimo, cazzi, spezzatino con purè. Vento da ovest, chiaro balsamico. Non prenderò il cappotto. Ehi, no, fermi tutti. Così non va bene, è tutto sbagliato. Ma no, è tutto giusto, dovevo dire. La primavera, che meraviglia, prenderò il mio spolverino giallo. E poi toccava a Giovanni. Ma no, no, ma non avete sentito il babbo? Vento da ovest. No, piccolo Michelino, sbagli. Io ho detto vento da ovest. Ma lei dov'è? Proviamo a vedere in camera sua. Forse sarà in cucina. Proviamo in soffitta. Non c'è. Lei lo aveva detto. E lei mantiene sempre le sue promesse.
finché non cambia il vento. Lo diceva sempre lei. Ma di chi diavolo state parlando? Lo so io, caro. Di Mary Poppins. Quella maleducata se n'è andata senza neanche salutarci. Ha fatto ciò che aveva detto. È rimasta finché il vento è cambiato. Ma per tutti i cavoletti, cos'è? Cos'è questa valle di lacrime? Dai, ragazzi, lo spezzatino si fredda qua. Signora Brilla, mio marito deve andare in banca al lavoro e io a bere un tè con le amiche. Lei dovrà badare i bambini. Buon lavoro. Allora, cos'è successo? Quella donna se n'è andata fuori di pietra senza neanche un regalo. Ma meno male che ci sono io. No. E c'è lo spezzatino. No. Preferivo la peperonata. No. Dai, su, forza. Su, dai che bisogna sistemare tutto. Ma senza Mary Poppins non sarà divertente. Niente sarà più divertente senza di lei. L'avevo detto io! L'avevo detto che sarebbe finita così! Non mangiavo il mio pasticcio di cipolle! L'ho detto fin dall'inizio! L'avevo detto, io l'avevo detto, ma nessuno qua ascolta la signora Brilla! Ehi ragazzi! Guardate cosa ho trovato! Fammi vedere, forse è mio! Fammi vedere! È una bella scatolina! Ehi, ma guarda! C'è scritto! Giovanna, Michele e i gemelli! Siamo noi! È per noi! Guardate, è un ritratto di Mary Poppins! Deve averlo fatto Berto! E questa è la bussola! È per noi! Dai, dai, leggi il bigliettino! Cari Giovanna e Michele, questo regalo è per voi! Au revoir, cari! Au revoir! Che significa? Signora Brill, cosa significa au revoir? Allora, fatemi pensare! Dovrebbe essere... Che Dio ti benedica! No, ho sbagliato. Dovrebbe essere... Sì, buon appetito! Sì! E arrivederci, l'avevo detto! Vabbè, se significa arrivederci, allora son contento. Sì, perché Mary Poppins mantiene sempre le promesse. Michelino, non starei mica piangendo. No, che dici? No, è un po' di polvere, un po' di moscerino. Ah, ecco, perché io un po' di magone ce l'ho. Dai, adesso andiamo a dormire che è tardi. Questo puoi tenerlo, però solo per stanotte. Domani me lo ridai. Buonanotte. Buonanotte. Thank you.
Gabriel Junior, se non ci sarebbero Laura e Chico.